è che ci piaceva essere così, eravamo anche più contenti quando dicevamo ma è normale, adesso dobbiamo stare più tranquilli, ma già ci ha parlato con il mister che vabbè, dobbiamo stare più tranquilli per fare tre punti più possibile. Il mister ha detto che a un certo punto avete iniziato bene, però a un certo punto vi siete quasi spaventati. Tu dal campo cosa ti sei accorto? No, forse questo lo vede il mister da fuori, ma dentro cerco sempre di aiutare la squadra, di essere a disposizione della squadra. In generale diceva vi siete spaventati tutti, non solo tu e basta. Tutti. No, no, ma infatti dico in generale, io ciò che sono dentro, non vede il mister che è più fuori, che vede tutto, quindi noi, forse sì perché l'ha parlata dopo il primo tempo, ha parlato che abbiamo un po' di timore per giocare, ma il secondo tempo siamo entrati in campo convinti e purtroppo è andata così. Senti papà, ti dico una cosa, sentendo i tifosi subito dopo partita si dice che il mister non vi abbia, diciamo, non riesca a darvi le giuste indicazioni. Tu da dentro hai l'impressione che ci sia questo scollamento fra il vostro allenatore e voi, cioè non riuscite a capire cosa vi chiede? No, capiamo tutto, è proprio il momento così, ovviamente se è il momento così tutti pensano a qualsiasi cosa, ma è il momento così, noi dobbiamo solo stare tranquilli perché è un campionato ancora lungo, dobbiamo lavorare, andare avanti e per fare i più punti possibili. Come ti trovi con Gomez, il gruppo centrale? Sì, con Gomez devo trovare solo bene perché è un attaccante, un ottimo attaccante, niente da dire, ovviamente un ottimo attaccante è entrato dentro, occasione per attraversare, ma pazienza, ora ha avuto due tiri e un gol, abbiamo fatto più occasione, ma purtroppo non è entrata dentro, dobbiamo stare tranquilli per le prossime partite. Ai tifosi cosa dici? No, dico solo di sempre darci una mano, c'è sempre chi gli sta dando una mano e noi li abbiamo visti, quindi noi dobbiamo dare 100%, ma anche questo momento stiamo facendo tutto, ma dobbiamo dare il 100% per le prossime partite. Senti, quando ti hanno chiesto recentemente del rinnovo del contratto, tu hai detto mi sento fiorentino, mi sento parte di questa maglia perché insomma sono cresciuto qua. Tu pensi che ci siano delle difficoltà per il rinnovo? C'è un appuntamento? Ti piacerebbe rinnovare il prima possibile? No, ma non siamo ancora parlato di niente, perché mi hanno detto solo di pensare a lavorare. Io penso solo a lavorare e andare in campo, poi i diversi sono loro. Però tu avresti voglia, a questo punto della stagione, credo, di chiudere il cerchio, insomma, voglio dire, c'è una tua speranza? Sì, insomma, ma questa cosa... io sono fiorentino, hai detto tutto, quindi... sono qua, purtroppo io sono fiorentino, ha detto tutto, quindi non ci sono problemi, firmare o non firmare, non ci sono problemi. Però, stanno già lavorando. Se si chiudesse sarebbe la cosa migliore. Io sono fiorentino.